Ciao a tutti amici, oggi ascolterete la storia di Emma Cotillard, una mamma da circa un anno e mezzo, che affronta la vita a testa alta dopo ciò che è successo nella sua vita con suo marito Justin. Una semplice foto ha rivelato una scioccante verità. Se siete pronti, partiamo! Ciao, io sono Emma Cotillard dal Jersey, negli Stati Uniti. La mia storia è stata molto diffusa online per un fatto alquanto particolare. Tutto è iniziato quando avevo all'incirca 33 anni. Ero una donna felice, possiamo dire. Io e il mio neo marito, Justin, passavamo le giornate come una felice coppia ogni singolo giorno. Non scherzo se vi dico che ogni giornata sembrava come la prima volta che ci eravamo conosciuti. Perciò non mi sarei mai aspettata ciò che stava per accadere in quel periodo. Comunque ci siamo conosciuti all'età di 25 anni. Lui era sempre chiuso con me al lavoro. Lavoravamo nello stesso ufficio a quei tempi e lui mi stava insegnando un paio di nozioni, appunto, su questo lavoro. Ma come detto, era sempre molto molto chiuso e timido e mi affascinava questo suo lato in realtà. Vi siete mai innamorati di una persona perché sembrava sempre nascondere qualcosa o comunque aveva un carattere misterioso? Ecco, io sì. Ritornata a casa da lavoro, a volte mi chiedevo come vivesse quell'uomo. Mi chiedevo come fosse con i suoi amici fuori da lavoro. Insomma, ero ossessionata? Sembra brutto da dire, ma lo ero e come. Avevo il suo numero e a volte gli scrivevo per questioni di lavoro, come gli avevo detto quando mi aveva appunto dato il suo numero, ma un giorno, stufa di aspettare, ho deciso di mandare un messaggio particolare. Ehi, ciao, ma lo sai quanto è buono il caffè nel bar sotto casa tua? Sapevo dove abitava perché me l'aveva riferito lui e gli avevo scritto apposta sapendo anche della qualità di quel bar. E lui per tutto il weekend non mi ha risposto. Pensavo di aver fatto una stupidata, ma alla fine mi aveva risposto e come. Ero felicissima. Finalmente potevo uscire con lui e conoscerlo. Ammetto che un po' avevo paura all'inizio. Pensavo, e se poi mi deludesse? Anzi, e se poi fossi io quella deludente? Ma alla fine l'appuntamento è andato benissimo. Ci eravamo entrambi vestiti molto bene ed eravamo rimasti entrambi incantati l'uno dall'altra. E avevo finalmente scoperto il suo lato gioioso. Era diverso da come era al lavoro. Era un uomo gentile e sorridente, gli piaceva scherzare molto, ma mai in modo arrogante o invasivo. Era pazzesco quanto fosse diverso, e il velo di mistero che lo avvolgeva si stava levando, mostrandomi l'uomo che sarebbe diventato il mio futuro marito. Così abbiamo continuato a uscire. Io stavo già amando alla follia quell'uomo dopo i primi 6 mesi. Mi faceva ridere, mi faceva stare bene e mi dava speranza per il futuro. Ai tempi avevo poca fiducia nelle relazioni, perché avevo ricevuto troppe delusioni. Ma lui stava riaccendendo qualcosa in me. In questo modo sono riuscito a trovare il coraggio di andare via da casa dai miei genitori. Vivevo ancora con loro per dispiacere, perché non volevo ferirli. E dopo essere andata via abbiamo smesso di parlare per mesi. Ma poi tutto si è risolto, per fortuna. Comunque, finalmente stavo per cominciare una nuova vita. Dopo un anno di appuntamenti volevamo provare a stare insieme e vedere cosa succedeva. E sapete, è stata la miglior decisione della mia vita. Ok, la convivenza non era facile. Lo ammetto, all'inizio è stata molto dura, ma è stato anche un punto di svolta, un modo per noi di capire se saremmo durati o meno come coppia. Ogni mattina ci alzavamo e avevamo le nostre routine. Io amavo fare giardinaggio e andare a fare yoga, lui invece adorava combattere, faceva kickbox. In palestra diceva di sentirsi libero e di potersi sfogare dopo una dura giornata di lavoro. Anzi, in generale gli piaceva moltissimo tenersi in attività. Dopo molti anni di matrimonio non aveva ceduto alla sua passione e un giorno sono rimasta incinta. O meglio, l'avevamo deciso noi quando, perché ci sembrava il momento. Anche se in realtà, in quel periodo, stavamo litigando su quando avere il bambino, perché per me era importante arrivasse in primavera, ma per lui in estate. Alla fine abbiamo capito che era una litigata stupida e abbiamo lasciato fare al destino. Ehi, però ho vinto io, visto che la nostra piccola Mia alla fine è nata in estate. In quel periodo stavamo organizzando anche il matrimonio e la data l'avevamo scelta proprio dopo aver scoperto della gravidanza. Matrimonio quindi 2 mesi più tardi. Ma in quei 2 mesi erano successe cose un po' strane. A volte Justin aveva problemi di memoria, per esempio. A causa della gravidanza io avevo problemi ormonali e spesso gli dicevo di lasciarmi da sola, altrimenti avrei urlato inutilmente. Così gli dicevo che, dopo lavoro, volevo starmene nella stanza della piccola a pitturare un po' o fare altro per passare il tempo. Lui era d'accordo, ma a volte entrava in quella stanza e mi chiedeva cosa ci facessi lì da sola. Addirittura a volte dimenticava che ero incinta. Queste perdite di memoria erano preoccupanti, ma in quel periodo capitavano poco. E lui diceva che era per lo stress da lavoro e dell'arrivo appunto della bambina, anche se, ripeto, a volte lo dimenticava. Comunque io lasciai perdere. Ma in quei 2 mesi erano accadute anche altre cose. A volte non voleva alzarsi dal divano per fare niente di niente, nonostante fossimo impegnatissimi per il matrimonio.
Pensate che aveva smesso pure di fare kickbox, la sua passione, e lui non aveva mai smesso in tutti gli anni in cui siamo stati insieme. Diceva semplicemente che si sentiva troppo stanco e spesso litigavamo per questo. Non voleva darmi una mano con il matrimonio a momenti, ma alla fine, 2 mesi più tardi, in qualche modo il matrimonio si è fatto. È stato il giorno più felice della mia vita. Sia io che lui eravamo stanchi, ma anche molto contenti. In grembo avevo mia figlia e non vedevo l'ora nascesse. Avevamo deciso di chiamarla Mia, ma i problemi con Justin non erano finiti. 2 settimane più tardi eravamo partiti in luna di miele. Qui tutto è cambiato. Era irritato e stanco. Non sembrava nemmeno lui. In hotel non voleva uscire e dormiva per ore. Io ero tristissima e mi sono messa a piangere. Ma c'era un motivo. Un motivo dietro che mi ha sconvolto più avanti. Comunque la luna di miele sarebbe durata 2 settimane, perciò gli ho detto che se non voleva fare niente potevamo andar via. Ma all'improvviso ha ritrovato la voglia. Così siamo andati in una piscina a nuotare e fare anche un po' di foto come ricordi. Ma prendendo in mano una di queste foto, qualche ora più tardi, e confrontandole con altre più vecchie, sono rimasta scioccata. Ho preso per sicurezza anche delle foto del matrimonio e qualcosa non andava. Proprio mentre ero in hotel a guardare quelle foto, lo staff della reception mi ha chiamato d'urgenza. Signora, suo marito è svenuto. Era a bordo piscina, con sangue che gli usciva dalla testa per la botta. Ero terrorizzata e siamo corsi in ospedale. Qui ci hanno immediatamente fatti entrare, ma prima di avere una risposta avremmo dovuto aspettare almeno 2 ore. Perché i medici non capivano cosa stava succedendo? Eppure di solito sono sempre molto veloci. Intanto Justin era addormentato e io di fianco a lui a stringergli la mano per cercare di comprendere cosa era andato storto. Finalmente il medico era arrivato dopo quelle 2 ore e Justin stava aprendo gli occhi piano piano, ma il mondo lì ci cadde addosso. Suo marito ha un tumore. Non dimenticherò mai quelle parole. All'inizio addirittura ho smesso di ascoltare dopo quelle parole, ma poi ho pensato, beh, tante persone guariscono con le terapie, o no? E così ho chiesto al medico se ci fosse un modo, ma lui stava proprio per dirci quella parte. Non c'è una cura, o almeno ci proveremo. La nostra sfortuna è che è davvero troppo tardi, gli rimane circa 1 anno e mezzo di vita. Possiamo provare per un po' di mesi una terapia, ma non vi assicuro niente. Ci aveva detto perfino quanto mancava, perché aveva un tumore al cervello in stato molto avanzato. E si poteva notare dal fatto che metà volto era decadente. Aveva la pelle che sembrava cadere e io avevo notato proprio questo nelle foto. Quando succede così vuol dire che qualcosa non va. Non solo, poi arrivano anche le perdite di memoria, la stanchezza e tanti altri fattori. Tutto ciò che era successo a Justin negli ultimi tempi. Tornammo a casa devastati. Lui continuava a dirmi di stare tranquilla e che le cose si sarebbero risolte, ma come potevo stare tranquilla? Una notizia simile non è facile da affrontare. Cominci a pensare a tutto il tuo passato e anche al tuo futuro, al futuro che non vedrai mai. Pensi a cosa farai senza la persona che hai amato di più al mondo e dove andrai senza di lui. Ma dovevo resistere. Avevo ancora Mia e dovevo farla nascere senza troppi problemi. Se io fossi stata male, lo sarebbe stata anche lei, e anche Justin mi aveva detto ciò. Perciò ci siamo fatti coraggio entrambi e abbiamo continuato i mesi seguenti la nostra vita. Lui aveva cominciato la terapia, una terapia che lo aveva consumato giorno dopo giorno, finché infine non è nata la nostra bambina. Per fortuna era ancora lì per vederla e prenderla in braccio. Vedendola abbiamo pensato poi che la speranza magari non era svanita e che potevamo farcela. Così abbiamo continuato con i medicinali e in effetti qualche settimana di vita era riuscito a guadagnare Justin. Eravamo felicissimi perché il medico diceva che in parte stava succedendo qualcosa. Intanto però non poteva fare granché, quindi non era più andato a fare attività e il suo fisico stava cambiando. Mostrava i segni della stanchezza e della battaglia che stava combattendo. Ma io ho continuato a rassicurarlo dicendogli che una volta guarito avremmo ricominciato a fare tutto insieme, anche attività. Eppure non sapevo tutto quello che stava per cambiare ancora una volta. Un giorno siamo tornati in ospedale con la nostra piccola Mia. E pensavamo sarebbero arrivate altre buone notizie, ma così non fu. Il medico era triste, tanto quanto noi. Doveva comunicarci la triste notizia, cioè che quel tumore non sarebbe mai andato via e non c'era più nulla da fare. Ci disse che potevamo smettere con le terapie, così che potesse passare gli ultimi mesi della sua vita felice e un minimo in forma. Io piansi tantissimo. Ma Justin continuò a sorridere dicendomi che non dovevo e che era contento di poter stare ancora qualche mese con noi e non imbottito di farmaci. Così, i mesi seguenti avevamo fatto tantissime cose insieme, in modo da imprimerci i ricordi più importanti e in modo da far vedere a Mia, suo padre, quando sarà cresciuta. Così ho passato gli anni più belli della mia vita, finché infine non si è spento.
Il mio Justin e padre di mia figlia aveva perso la sua battaglia, ma non lo dimenticherò mai e farò in modo mia figlia sappia tutto di suo padre e di quanto l'abbia amata fin dalla nascita. Con questo concludiamo il video. Se avete delle storie da raccontare, mandatemi pure una mail. Trovate l'indirizzo in descrizione. E ci sentiamo al prossimo video.